è per Bacco, se il nostro congresso fosse quello che viene descritto fin qui sui giornali, guardate, sarebbe un disastro, eh? Sarebbe un disastro, non può essere questo, non può essere percepita la nostra discussione a quel livello lì, perché veramente la gente non solo ci manda a sbattere, noi la politica tutti quanti, cioè qui la gente ha dei problemi seri e noi assolutamente, a prescindere dai chiacchiericci, dobbiamo sbucare e dimostrare che stiamo parlando dei problemi seri. Nelle ultime elezioni, però non si chiara, abbiamo incrociato il picco del grillismo, il picco, non è un tema, diciamo, questo tsunami rabbioso, che attenzione, se rifluisce in parte è una notizia buona a metà, perché rifluisce nella disaffezione, spesso nell'ulteriore disincanto. C'è anche in altri paesi europei questo tema qui. Guardate le ultime suppletive francesi, cosa ha preso il fronte nazionale. Allora, quando abbiamo fatto il PD, che ha 6 anni, è un bambino, io l'ho già detto da tempo, guardate che il punto è che noi non abbiamo razionalizzato fino in fondo che la nostra proposta non era un partito, era un altro sistema politico, un'altra cosa da 20 anni, e non abbiamo realizzato la drammaticità di questa sfida. Quando sento adesso questa cosa sulle regole, non le regole, ma di che cosa stiamo dicendo? Ma questo è un tema politico di una profondità enorme. Noi, se perdiamo questa occasione qui, siamo al tramonto storico probabilmente del berlusconismo. Ma come vogliamo incrociarla questa fase nuova qui? No, chiariamoci sto punto. Ma se noi continuiamo a fare dei congressi per cercare dei candidati, quando è che troviamo il partito? Questo è il punto. Dopodiché i candidati vanno benissimo, tutto quanto. Ma qui noi dobbiamo uscire dalla transizione della crisi democratica di questo paese, vedendo su quali basi la piazziamo. Ma ci rendiamo conto della drammaticità di questo tema qui? Huntington, grande scienziato della politica americano, quello del conflitto di civiltà. Un regime senza partiti è un regime conservatore. Un regime antipartiti è un regime reazionario. Il progredire della modernizzazione aumenta la fragilità dei sistemi privi di partiti o con partiti deboli. Noi pensiamo di inseguire la modernità attorno a che cosa? Adesso abbiamo un governo di servizio, ok? C'è una necessità, benissimo, lo sosteniamo lealmente. Ma noi traguardiamo anche a degli altri obiettivi, abbiamo in testa delle altre cose. Dobbiamo tenere viva questa esigenza di cambiamento in questo paese. Credo che questa potrebbe essere la cifra della nostra discussione. Grazie.